La Sardegna è la prima regione a farlo in Italia, l'abbiamo fatto in tempi ovviamente molto ristretti, ed è importante nella misura in cui stiamo dando una risposta concreta a come noi vogliamo strutturare la nostra transizione energetica. Noi vogliamo fare la transizione energetica, ma vogliamo farla dove è possibile. Quelle che abbiamo considerato aridone sono per esempio le aree industriali, le aree che sono già compromesse, ma abbiamo voluto anche sancire molto bene che nella misura in cui c'è un conflitto tra aree idonee e aree non idonee, vince la non idoneità. Abbiamo cercato veramente di rispondere a tutte quelle che erano le preoccupazioni, le domande e la legittima paura, ripeto, che abbiamo respirato anche nei nostri incontri con gli amministratori e con i cittadini. Abbiamo inoltre strutturato un fondo capiente, per il momento sono 670 milioni da qua al 2030. Per incentivare i cittadini sardi, le imprese sarde, i comuni, tutti gli enti regionali, per fare in modo che possano infrastrutturare i tetti, infrastrutturare le aree, le superfici che potranno essere coperte, perché uno dei temi che è stato sollevato e che si è posto è che per fare la transizione energetica è importante che i cittadini, che i comuni e che comunque gli enti pubblici abbiano risorse. Inoltre abbiamo previsto anche all'interno del disegno di legge la necessità di dover coprire il fine vita degli impianti e quindi prevedere l'istituzione di fideiussioni che siano il doppio del valore degli impianti. Questo perché molto spesso le comunità locali rispetto agli impianti già esistenti si sono trovati a dover gestire il tema dello smaltimento. Noi stiamo facendo una battaglia per innanzitutto allontanare il più possibile la questione della realizzazione degli impianti fuori dalle coste della Sardegna e poi nella legge appena approvata, nel decreto legge appena approvato, noi stabiliamo dei vincoli molto importanti relativamente proprio alle infrastrutture a terra di quegli impianti, nel senso che consideriamo inidoneo da questo punto di vista quasi tutto il territorio costiero regionale.